La prima volta che ho visto questo soggetto, in realtà Maurizio mi aveva proposto di fare l'attore e a me piacque tantissimo subito, insomma, era un po' di tempo fa. E all'inizio mi ricordo dovevo fare la parte che poi ha fatto Scintilla, perché era una parte, quella insomma, proprio da comico, perché lui ha fatto molto meglio di quanto avrei potuto farla io. Per me è stato meraviglioso, tipo, come faceva. Mi ha fatto veramente tanto ridere, ma non è piaggeria, cioè si vede nel film, purtroppo non sono riuscito a tagliare delle risate. Se ci state attenti si vede proprio che rito. Cioè sono stato l'attore più disciplinato che ho diretto io, purtroppo è così. E da lì poi è nato che insomma questo soggetto è rimasto un po' nel cassetto, ha avuto diversi padri, perché poi è stato riscritto, riscritto ancora, e l'anno scorso ci siamo decisi a riprenderlo in mano e fare una cosa carina insieme a Guido Chiesa, rimetterlo un po', cercando di sistemarlo e modificarlo e secondo me anche attualizzarlo un po'. Perché insomma io lo trovo un film piuttosto attuale, soprattutto nella finale dei mondiali, era così. la finale mondiale è attualissima, quello senz'altro. No, attuale nel senso del cuore, insomma, io una commedia feliciana, una commedia positiva, una commedia felice, insomma, non la vedevo da un po'. Ed erano un po' le commedie che vedevo quando ero piccolo, ma non perché assomiglino, ma mi ricordo molto quando vedevo da piccolo i film di Bud Spencer e Terence Hill, Goonies, quando vedevo, beh, Il mio principe, Un biglietto in due, insomma, erano tutte commedie che fondamentalmente mi facevano star bene. Cioè, quando finiva il film, insomma, io avevo il sorriso stampato sulle labbra. Quindi l'obiettivo è questo, insomma, nel film, far divertire, far star bene, tutto molto L'obiettivo bello. del film è rendere felici le persone. Cioè, proprio la felicità è una cosa dove Frank Matano a un certo punto mi dice: non ti vergognare di essere contento, no? Siamo in un momento storico dove non si sa perché, però se uno ti chiede come stai e tu rispondi sono felice, desti dei sospetti, insomma, è strano, ma molto più di moda criticare, lamentarsi, scrivere sui social come fa Giuseppe nel film, hashtag vergogna, hashtag emergenza, e non c'è più spazio secondo me per la felicità. Molto spesso invece della felicità bisogna accorgersene, per cui il percorso di formazione che compio io nel film è quello di incontrare, sì, un demente, però con la sua semplicità mi fa accorgere del fatto che la felicità è possibile. Che la Scusate, il demente è lui, eh? No, hanno guardato di no, hai ragione, cioè, il discorso anche del famoso condividi, la condivisione di una cosa che è tutto molto bello, per esempio sui social non c'è più, cioè la condivisione ormai di cose tremende, no? E va molto più di moda anche dietro un'ideologia mettere un pizzico di antipatia. E invece questo film vorrebbe proprio essere già dal titolo una dichiarazione di intenti, insomma. A te. Comunque, su Facebook ci sono anche capre che urlano, vengono bambini, sempre solo di questo. Capre? Urlano. Avete visto? Evidentemente lui, ragazzi. Sto parlando di una donna, secondo me è un film che piacerà molto anche alle donne, perché è una commedia, però anche molto dolce, molto tenera, parla della famiglia, parla della felicità e magari al primo impatto uno non pensa che possa piacere anche alle donne, invece. Sembra una commedia per i ragazzini, invece è molto di più. Almeno io non so cos'è strano di una ragazza che si innamora di uno molto simpatico che le faccia No, ma ridere, infatti non c'è un niente di ragazzo strano, da semplicemente normale, poi bello come Frank Matano, no, cioè, non è difficile. È stata credibile fino a metà. Adesso attacchi a prenderla. Facendo la regia, la cosa più bella e lusinghiera di avere un'opportunità del genere è scegliere i compagni di viaggio. Io ti dico, ho lavorato in questo film con i comici che mi fanno più ridere e con gli amici. Forse perché sono capace di lavorare bene, sono con le persone a cui voglio molto bene, con persone. Però io ho questa fortuna qua, insomma, di aver lavorato tanto con tutte persone a cui voglio molto molto bene, con tutti gli amici miei. Quindi l'aria che si respira sul set è quella che poi si vede. E quando fai una commedia, secondo me è importante stare bene e lavorare bene, insomma, con ognuno di loro. L'unica che non conoscevo era Nina, che è stata una scoperta meravigliosa e che insomma fa parte ormai della famiglia in toto. Insomma, con Chiara abbiamo già fatto quattro film, Frank è il secondo, Scintilla è meraviglioso, compagno di viaggio di Colorado come Angelo, quindi lascio a loro lo scettro. Partiamo da. Vai, Angelo, parti te. Dai. Come ti sei trovato? La domanda è questa, vero? Sì, esatto. Bellissimo, poi in 2 giorni ho girato tutto, quindi. No, no, bello, dai, è chiaro. Farlo stare insieme agli amici è molto più semplice. E poi per me era la prima esperienza e quindi è stato. Quando vuoi attaccami, io non sono Paolo. Ma io ero
certo che lui non alza le mani, di te non sono sicuro. No, per quello te l'ho detto. Guarda che la scena l'hanno, la foto è a casa mia. Con i miei amici Vladimir e Sdre. Però insomma, no, è certo che è molto divertente, ma deve essere la base secondo me. Molte persone si prendono troppo sul serio facendo questo mestiere. Parlo soprattutto dei comici che quando gli chiedi come hanno fatto lo spettacolo sembra che l'abbiano scritto in sette menti, che uno era indeciso se fare il filosofo o il comico. Fare il comico non ci vuole niente, basta far ridere nella vita. Se tu fai ridere nella vita ci riesci a farlo, altrimenti no, non è un lavoro, è ciò che sei tu. Perciò quando tu incontri, lui è insopportabile dopo un'ora e mezza, però fa ridere anche Frank, no? Nel senso, nel suo modo non lo capisco, ma comunque... Carol Bertrice era chiaro. però è divertente, quindi quando ti trovi così, lui qualsiasi cosa dice... È stato tutto molto... Posso dire bello? No, è stato tutto molto semplice. Sì. Questa è la base, anche perché è semplice. Vai, per la parola. Beh, qualsiasi cosa dica. Paolo ha voluto il meglio, non l'ha trovato. È appuntato a noi. No, che dire, è stato detto già da Paolo, si sta bene, si tende a far bene per soddisfare se stessi, ma anche per accontentare il più possibile Paolo, che crede in te, ti vuole bene, quindi ci tieni a fare le cose meglio. Dopo abbiamo pensato io volevo dire anche le donne mettendo il mio nudo. Io un po' tardi, dovevo arrivare prima. Cioè, è uscita, ma non vedo scintillato da lato. Si sparge quella voce lì e. Per una della sua stanza è arrivata un culo piccolissimo. È enorme, io c'ho un culino. Allora, ragazzi, non c'è il culo. No. Ma guarda perché non le mette. Quello è il mio regno, diciamo. Dei fianchi enormi e con un culino. Ma la mia è una scelta artistica. Quante ore di trucco prima di girare? Oddio! È proprio vero, è quello piccolo! Che bello! Grazie! È proprio piccolo! Andiamo avanti, bello di prego! Ok, Frank? Dai, la bellezza di lavorare con Paolo, nel mio caso, è che non avendo mai studiato né italiano né recitazione, non... La sua fiducia è fondamentale per me, che mi dà totale libertà di improvvisare, di fare quello che... Cioè, veramente lui ride un sacco di volte perché... Però è vero, tante volte ride e poi dice no. Ride, non vuoi improvvisare, ride e poi no, non c'entra niente. Però è questa per me la più grande fortuna di lavorare con Paolo piuttosto che con un altro regista, e che mi dà... Che gli altri non ti chiamano, no. No, perché ricordiamoci che Frank... i bambini e i ragazzi d'Italia lo conoscono, no? Quindi voglio dire, lui ha, io quando vado sul suo Facebook ogni giorno mi chiedo il perché, ma ci sono 2 milioni e mezzo di ragazzi che vanno a vedere quello che fa lui ogni giorno, e lo trovo schifo. No, non è vero, ma è una figata, dai, cara. Lui si mette a casa, gioca ai videogames, lui insegue, 2 milioni e mezzo di persone guardano che fa, vuol dire che evidentemente è simpatico e dà qualcosa di positivo ai più giovani, no? Sei spaghetto? Sì. Voglio vedere. Ah, tocca a me. No, come può essere quel loro set, come vedete adesso, è divertentissimo. Ma al di là di quello che uno si aspetta da persone così simpatiche, è la fiducia che mi ha dato Paolo, è proprio la sua... è sempre molto tranquillo, è proprio... cioè, ti dà questa energia bellissima, positiva, e in più ha creato questo personaggio femminile che non si vede spesso in cinema italiano, un personaggio che, come diceva Maurizio, manda a quel paese una persona in 7 lingue diverse, una grande vincita delle donne. E quindi è stato veramente, cioè, è stato bellissimo interpretare un personaggio del genere, è stato bellissimo avere un regista e un compagno di set aiutava al 100%. Poi come in ogni set nasce l'amore. Raccontagli stanotte. Diciamo sì. Frank e Paolo stanno insieme. No, è importante che si sa. Boh, idea, ci si diventa a peso. No, io per quello mi riguarda, io conosco da molto tempo Paolo, abbiamo praticamente iniziato insieme e... sì, è vero, comunque sia. Gusti, cioè, ormai è un rapporto di lunghissima data, e cioè, questa volta la verità è che mi ha dato l'opportunità di interpretare
ovviamente nello snodo della storia, però abbastanza diverso da quelli che avevo interpretato prima, perché è una ragazza fragile, una ragazza normale che viene svolta nel momento che io non sono una mamma ancora, però nel momento più speciale, che è quello della nascita di un figlio, non solo. Io credo che lei sia profondamente innamorata di lui e ancora non ha capito la genesi del rapporto, quindi a fragilità e a specialità del momento si aggiunge un altro motivo di tensione e di fragilità, e quindi è stato tra l'altro molto bello tenere per la prima volta un neonato in braccio, perché non l'avevo mai tenuto, e quindi l'emozione in quel momento era veramente un'emozione non recitata, ma sincera.